progetto concepito per la mostra, che si intitola Risonanze, nasce dal bisogno di dare forma a quello che è lo spazio abitativo, più che come organizzarlo. E sono andato alla ricerca di polarità che potessero definire quello che lo spazio potenzialmente è nel quotidiano divenire, ovvero il luogo dove il crinale, il confine tra isolamento, solitudine o relazione con l'altro può essere. Una volta fatta questa riflessione, sono andato alla ricerca di un elemento dell'interno italiano che potesse sintetizzare e potesse dare visibilità a questo crinale. Ed è stata la tenda che è presente in quasi tutte le nostre case come diaframma tra l'esterno e l'interno, o come modulazione della luce, che è diventata centrale. Ma con un'alterazione di funzione. Ho quindi portato la tenda al centro della stanza, usandola come se fosse un setto e facendola passare attraverso i mobili come una lama, che li taglia, perfettamente a metà. I mobili sono quelli essenziali per l'articolazione della vita quotidiana in uno spazio domestico, quindi un tavolo, un letto e un armadio, che in questo modo vengono tagliati esattamente a metà. L'unico luogo della stanza che non è scisso e che vede la vicinanza di due sedute identiche è quello definito dall'armadio, che è anche un po' la parte più intima della stanza, e vediamo gli sgabelli che sono posti tra lo specchio, quindi la riflessione di sé, e la parete dove un video, un mio lavoro del 2010, porta virtualmente la natura all'interno dello spazio abitativo.